Dicevo, questo sogno è cominciato con Fernando nel 1977, ma ho scoperto, avendo pubblicato un libro di Bachelard, questo è un Bachelard, e scoprivo che c'è parte il movimento panico. Questo movimento panico, non ve lo dico, non vi dico manco se è un movimento, perché non lo so. È come se dopo panico non c'è niente, prima c'era già. Non so bene, il fatto è che mi sono innamorato e nel tempo sono riuscito a fare un sacco di debiti anche con lui, non solo con Arnoldo Foana, ma ho fatto un mare di debiti, stampando anche 4 libri di Inizialmente, in questo periodo, grazie anche a internet, Carlo Mirabelli, che insegna all'Istituto Paolo Baffi, scoprì che io, insomma, in qualche modo avevo un rapporto, che Fernando accettò volentieri. Però se avessimo detto che veniva Tiziano Ferro avremmo trovato un sacco di soldi, cioè, però Fernando Arraballa, no? Vabbè, siccome dopo Arraballa c'è solo Arraballa, io credo che tutto ciò, che specialmente in poesia, noi parliamo sempre del cinema, parliamo del teatro, ma della poesia di Fernando, e la vita, come ho detto più volte, la vita di Fernando Arraballa e la poesia coincidono. Quindi anche quando non scrive in versi, parla, è poesia. Quindi, poi spero che interverrete, lui parlerà in francese, però è un francese, allora uno spagnolo che parla anche inglese, che parla anche altre, chissà quale lingue parla, io astendo parlo siciliano, quindi se c'è qualche cosa che non comprendete, devo ringraziare Fabio Mariani perché oltre a suonare insieme a Dario Perini, in questa occasione ha fatto una litografia che sta esposta, poi gli daremo una, non so cosa sta capendo, spero nulla, perché sto parlando veloce in modo che lui non me ne capisca, però sta traducendo, una litografia che ha fatto apposta questa litografia, per Fabio Mariani ha fatto anche la copertina del libro, e questo è il primo libro che mi mandò Fernando tantissime anni fa. Poi io non lo conoscevo, conobbi Jodorowsky perché abbiamo avuto un bellissimo rapporto, mi voleva portare in India, per fortuna non ci sono andato, altrimenti non avrei forse incontrato la Pale questa sera. Ringrazio Caterina Interessaro che più tardi leggerà alcuni brani da questo libro nato per caso, nato grazie alla volontà di te ringrazio 3 volte, mi sei riuscito stamattina, non mi hai ringraziato, lo faccio 3 volte, in modo che domani tu ti ricordi. Va bene, adesso lascio la parola direttamente a Fernando e al cose, io come al solito mi vado a nascondere per lì, vergogna. Venire alla libreria Cemitano, Beppe. È un sogno, devo tradurle? No. Sì o no? Sì. Allora, è un sogno essere qui questa sera nella libreria di Beppe Costa. Qui siete in libreria e in personaggio, in poeta, che è connivo nel mondo intero. Di questo poeta noto in tutto il mondo. Dans ce momento difficile per la cultura e surtout per la poesia. In questo momento difficile per la cultura e per la poesia. Io sono molto contento aussi che siete traduito da Carlo Mirabelli, che depuis c'était le premier persone aussi che all'Italia si è preoccupato di moi. Allora che io credo che non merito pas di tutto. E non merito pas di tutto, surtout perché io sono dalla patria di Pirandello. Sono nella patria di Pirandello. E Pirandello ha di sì le teatre, sì la letteratura. Se la letteratura. Il ha presque le même mots che Bertolt Brecht. A proposito della letteratura, Pirandello ha usato quasi le stesse parole di Bertolt Brecht. E c'était des mots complètement aujourd'hui démodés. Parole che oggi sono in disuso. Il ne corrisponde pas du tout au monde que nous vivons. E c'était des mots extraordinaires. Che non corrispondono più al mondo di oggi, ma sono parole straordinarie. Pirandello, dalla prefase, se libre. Nella prefazione di questo libro, Pirandello. E il di, come Bertolt Brecht. Dice come Brecht. E c'est drôle. Ed è strano. Puisque Bertolt Brecht ha réussi. Poiché Brecht. Avec beaucoup de mérite. È riuscito con molto merito. E le prix. Il premio Stalin di letteratura. Ha ricevuto il premio Stalin di letteratura. E Pirandello ha reçu le prix Nobel. E Pirandello ha ricevuto il premio Nobel. Dal 1934. Nel 34. E il ha donné ce prix a Mussolini.
e ha dato il premio a Mussolini. Dans tous les deux, les fascistes et les communistes, dunque, sia i fascisti che i comunisti, étaient totalement d'accord sur la place de l'écrivain. Erano completamente d'accordo sul posto, la posizione dello scrittore all'interno della società. Pirandello dit, tous les soirs, Pirandello dice ogni sera, lorsque je me mets à écrire, quando scrivo, arrive une femme. Arriva una donna. Très belle. Molto bella. Et cette femme. E questa donna. Médite. Meditta. Bertolt Brecht dit la même chose. Brecht dice esattamente la stessa cosa. Il medite. Medita. Parce qu'il est très érudit. Perché è molto erudito. Parce qu'il a beaucoup de talent. Molto talentuoso. Parce qu'il connaît tout. Tutto. E se fama questa donna di lui come Bertolt Brecht se fama è tabille de noir e dice Pirandello così come Brecht e Pirandello è vestita di nero e Pirandello di esattamente Pirandello dice immediatamente se le premier text il primo il brano dice, pour parler de cette pièce il di parlando di quest'opera se fama si chiama questa donna si chiama come il se chiama, come si chiama? Si chiama fantasia. 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 E c'è la même chose qui va dire, alla même époque, le stalinien Bertolt Brecht. Alla stessa epoca, lo stalinista Brecht dice esattamente la stessa cosa. E Bertolt Brecht e Pirandello sono le più grandi écrivains. Pirandello sono i maggiori teatri dell'epoca. Le due. Maintenant, ora, moi. Et mes collègues. Et mes colleghi. Nous sommes visités aussi, tous les soirs. Anche noi riceviamo ogni sera queste visite. Par une femme. Una donna. Mais cette femme. Ma questa donna. N'est pas habillée de noir. Non è vestita di nero. Elle est habillée de tous les couleurs. Tutti i colori. Les couleurs de la science. I colori della scienza. Les couleurs de la fantaisie. Della fantasia. Les couleurs de la philosophie. Della filosofia. Les couleurs de l'amour. Dell'amore. Pornografiche o dell'amore le prise spirituelle oppure l'amore spirituale e dell'amore 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 e se fama questa donna n'è pas cette femme che ha vu e che visite Pirandello e Bertolt Brecht fantasia non è la donna che andava da Brecht a Pirandello perché Pirandello perché Pirandello lorsqu'il achetait in maison de campagne a Grigento quando acquistava una casa di campagna a Grigento il a trouvé une maison qui s'appelait una casa che si chiamava il a changé le nom parce qu'il s'appelait il Casso vous connaissez tous a Grigento il a changé le nom ha cambiato il nome di questa casa il a dit anagramma Casso Caos, le lettre, ça a caso a caos. E Bertolt Brecht aurait pu faire la même chose, il croyait au caos. Brecht potrebbe aver fatto la stessa cosa. Noi ne crediamo pas au caos. Noi non ci crediamo. Nous croyons à la science. Crediamo nella scienza. Alla scienza di oggi. La scienza di oggi. C'est pour ça que c'est pas une femme habillée de noir, mais habillée de tous les couleurs. Ecco perché la donna non è vestita di nero, ma di tutti i colori. E se femme, questa donna, chi è? Chi è? L'immaginazione. E l'immaginazione è alla portata di noi tutti. L'immaginazione è alla portata di tutti noi. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? On peut la définir. Si può definire l'intelligenza. Qu'est-ce que c'est l'inspiration? On peut la définir. Si può definire l'ispirazione. Qu'est-ce que c'est l'immagination? Cos'è l'immaginazione? C'est très simple. È molto semplice. C'est l'art de combiner des souvenirs. L'arte di combinare i ricordi. Ni plus ni moins. Ce n'est pas une fantaisie. Non è una fantasia. Nous ne sommes pas staliniens. Non siamo staliniani. Ni fascisti. Né fascisti. Nous sommes dans un autre monde. Siamo di un altro mondo. Peut-être moins bien. Forse meno bene. Et j'étais là. Et je vis un communiste. Io c'ero. Et j'avais peur de voir un communiste qui était sindaco. Io ho visto un comunista sindaco e temevo questo. Et c'était le sindaco de Bologna. Il sindaco di Bologna. Ça fait quelques mois. Pochi mesi fa. E j'attendais voir un sindaco
come le sindaco comuniste francesi. E pensavo di trovare un sindaco come il sindaco comunista francese. Tre e trois. Molto stretto, rigido. Tout d'un coup, je vois un sindaco. Invece ho visto un sindaco. Rappelé son nom. Cofferati. E cet homme, c'est un homme cultivé. Un uomo colto. E lorsque je suis avec lui, nous parlons. E quando stavo con lui abbiamo parlato. Nous parlons d'infâme. Di un uomo. Il sait que j'étais très ami de Samuel Beckett. Sapeva della mia amicizia con Samuel Beckett. E mi parla. De Pays Guggenheim. De Pays Guggenheim. Che un sindaco comunista mi parla di Pays Guggenheim. Che un sindaco comunista mi parli di Pays Guggenheim. J'ai envie de l'embrasser sur la bouche. Mi è venuto voglia di baciarlo in bocca. E le soir. La sera. Il pense a cet amour extraordinaire. Pensava a questo amore straordinario. Entre Samuel Beckett. Samuel Beckett, che ho conosciuto tanto, très proche de moi, molto vicino a me, che j'ai beaucoup joué aux jeux d'échecs, con il quale ho molto spesso giocato a scacchi, qui m'a libéré de prison, che mi ha liberato dal carcere, puisque lorsque j'étais en prison en Espagne, perché quando ero carcerato in Spagna, il a écrit, je pense, è stato, credo, pas seulement sa meilleure lettre, è stata non solamente la sua migliore lettera, ma la sua unica lettera, une longue lettre, una lettera lunghissima, pour expliquer, pour une fois, per spiegare, une fois, per una volta solamente nella sua qu'est-ce vita, qu'est-ce que c'est, cos'è, la création littéraire, la creazione letteraria. Et je pense à cet amour, penso a questo amore, de cette femme extraordinaire, questa donna straordinaria, femme libre. Completamente libero, completamente libero. Che hai un amore, che ha avuto questo amore total, e di même total. Par moment pornografico. Lei a volte dice a volte pornografico. E Beckett, Beckett. Elle dit accouché avec moi une seule fois. Lei dice che Beckett è stato una volta solamente con lei. E après Beckett a dit je veux pas. E poi Beckett avrebbe detto non je voglio. Je vous aime pas. Non vi amo. Je vous apprécie. Et ils sont vécu ensemble. Hanno vissuto insieme. Et moi j'imaginais. Io immaginavo. Qu'est-ce que ça pouvait être la relation entre eux? Cosa poteva essere la relazione c'est tra femme, questa donna? Che è la première femme libre de l'histoire de l'humanité. Che è la prima donna libera della storia dell'umanità. Cette femme qui a créé, che ha creato la grande peinture du XXe siècle. La grande pittura del XX secolo. Qui était la maîtresse de Massers. L'amante di Massaro, di Tanguy, di Picasso, di Beckett, di Breton. Beckett, Breton. Ed è libera, completamente. Libera. E qu'est-ce qu'elle a pu dire a Beckett? A Beckett. Come elle a pu s'exprimer et j'ai une fantaisie. Come ha potuto esprimersi, io penso, con la fantasia. L'immaginazione. L'immaginazione. J'ai mélangé mes souvenirs. Ho mischiato i miei. E j'ai mélangé les souvenirs possibles. Possibile di Samuel Beckett. Di Beckett. E de cette femme. E di questa donna. De Pays Guggenheim. Pays Guggenheim. E j'ai écrit un poema. E ho scritto un poema durante la notte, da solo. A Bologna. A Bologna. Dans un hotel qui s'appelle Roma. All'hotel Roma. E le lendemain. E l'indomani. Je l'ai lu au sindaco. L'ho letto al sindaco. Je crois que c'est un poème qui est bien. Gli ho detto, forse è un poema che a me piace. Mais j'ai pas d'ordinateur. Ma non ho il computer. E je l'écris en français et en espagnol. Non posso digitarlo, l'ho scritto in francese e in spagnolo. Come je peux faire pour le taper dans un ordinateur? Mi disse, è très simple. Mi disse, non hai pas besoin de le faire. Non lo deve fare lei. Ma secretaire va le faire. Lo farà la mia segretaria. Ma le poème pornografiche. Ma il poème pornografico. Che horreur. Che odore. Allora se vieille dame. Ma questa signora anziana, la segretaria. Tape, c'est long poème, parce qu'il est très long. Questo lunghissimo poema. Alla fin vient me voir e mi dice, viene da me e mi dice, Monsieur Rabal, signora Rabal, c'est très romantique. Sì, molto romantico. Le lendemain,
un giorno in pièce di Giuda Mademoiselle, c'era si rappresentava un'opera a Bologna, un'opera teatrale. E l'attrice, Fandelis. E l'attrice, che si chiama Viviana Piccolo. Perché la fin de, alla fine della rappresentazione, avec près de 1000 persone dalla sala. Sono circa 1000 persone in sala. E la decide, ha deciso di dire al pubblico, ne parte pas. Di dire al pubblico, non andate via. J'ai quelque chose à vous lire. Vi devo leggere qualcosa. E elle, infama, lei una donna, libera. E là, lì, ce poème pornografico. Ha letto questo poema pornografico. E nous avons la chance aujourd'hui. Abbiamo la fortuna oggi. Surtout, j'ai la fortuna. Soprattutto io ho la fortuna. E qu'il y a une actrice. C'è qui in sala un'attrice italiana. Qui va nous lire ce poème. Per leggere questo poema. Je vais être très ému. E sarò molto contento. Sì. È una depravazione che io ti lecchi il cavallo. Sì, è un orrore che io violi i miei principi. Sì, è una porcheria che io ti succhi il meato. Sì, è un'incongruenza che io lo faccia per amore. Sì, è malsano che io inghiotta il tuo sperma. Sì, è un'aberrazione che io mi inchini al tuo sesso. Sì, è un'abdicazione che io libera mi sottometta. Sì, è un sacrificio di saliva e di anima. Sì, è una contraddizione soffocarmi d'amore. Sì, è una balordaggine che io mi pieghi al tuo ventre. Sì, è immorale che io ti mangi la mazza. Sì, è una follia che la mia bocca sia una passera. Sì, è un grave peccato che financo Dio condanna in secula seculorum. Mi piace essere eterna per il tuo tempo e il tuo ardore. Mi piace prenderlo stretto nei miei seni, mi piace romperti nell'ano con un dito, mi piace divinare le tue voglie più perverse, mi piace sbavarlo mentre ti palpo i gioielli, mi piace ciucciare immobile a pleine bouche, mi piace essere la tua droga nell'immondissimo mondo. Mi piace che il mio culo ti sia un angolo di cielo. Mi piace che al mio corpo tu imponga i tuoi capricci. Mi piace che la mia lingua si rori di pepe. Mi piace cullarti dentro la mia bocca. Mi piace quando mi pianti il pugnale fino in gola. Mi piace suscitare l'esplosione del tuo succo. In secula seculorum. Mi innalzo quando mi abbasso al tuo sesso. Mi sento desiderata quando infiammo la tua daga. Mi giudico dissoluta per il mio ritmo lascivo. Mi compiaccio che tu governi la mia testa con le mani. Mi infarfallo per il tuo muscolo febbricitante. Mi esalto a baciarlo senza fine. Mi riempio corrompendolo per attizzare il tuo vizio. Mi incanto a incanaglirmi con la tua glande nella glottide. Mi fa impazzire raschiare nel fondo del tuo abisso. Mi eccita regolarmi sulla regola della tua estasi. Mi inebrio fumando il tuo filtro d'amore. In secula seculorum. La tua sciabola sudata, suoni le campanelle, le mie labbra lo dondolano, vivi nella gloria, lo brandisco e lo strapazzo, ti appare l'Eden, intrecciato di carezze, sogni l'impossibile, palpito l'animale, voli nel nirvana, grazie al cielo della mia bocca. Percorri i misteri, penetrando il mio viso, catturi la visione, aspettando l'estasi, la rendi sempre, nel principio la tua coda, trema l'un verso, lacrime di gioia cadono goccia a goccia, il tuo nettare latteo
piove sul mio collo. Uniti, prendiamo la comunione in due e per sempre, in secula, secula. Oui, et oui, mais vous m'avez laissé sans voix. Fulvio Abate est ici. Ciao, Dio. Je ne crois pas mes oreilles. Oui, c'est moi. Mais quel bonheur. Je suis heureux de te voir. Il est ici le créateur de la seule télévision visible, écoutable et merveilleuse qui est. C'est Tele Durruti. Et Durruti était le leader anarchiste espagnol. En plus, Fulvio Abate, pendant des siècles, comme on disait ça hier, pendant des siècles, il a écrit tous les mercredis, il passe dans un journal qui s'appelle L'Unità. C'est un très grand écrivain. Un très grand romancier, un très grand agitateur, un très grand anarchiste. Et nous ne méritons pas ta présence. Mais il y a peut-être des questions auxquelles je peux répondre. Ce sont des demandes. Oui. C'est qui dans la vie de ce couple, la vie de cette coppia est très intéressant, ciò che è molto interessante, parce que quelle est la valeur des choses, il valore delle cose. Toute ma vie j'étais passionné par cette interrogation. Tutta la vita sono stato appassionato da questa domanda. Et c'est comme ça que j'ai transité pendant 3 ans dans le groupe surréaliste. Ed è così che per 3 anni sono stato nel gruppo dei surrealisti. Et Breton était très loin de me. Non riusciva a rispondere a questo. C'est question de la valeur des choses. Il problema riguarda il valore delle cose. È tellement mystérieuse. Una cosa molto misteriosa. Dans tous les sens, même dans les sens del banale. Dei sensi più banali. Si je vais dans un restaurant, se vado in un ristorante, la chose qui attire mon attention, la cosa che attira la mia attenzione, pourquoi un plat, un piatto, vaut 14 euros, perché un piatto costa 14 euro, e inoltre vaut 15 euros, e un'altra portata costa 15 euro. Come si può stabilire questa differenza? Comment on peut savoir qu'une chose est meilleure qu'une autre? Et Peggy Guggenheim, cette femme qui borde le génie tout au long de sa vie, Peggy Guggenheim, cette donne qui per toute la vie sfiora le génie, a plusieurs reprises donne des lumières. Più volte dà delle informazioni, delle luci. Par exemple, elle est une femme très religieuse. Una donna molto pia. Sa famille est très religieuse. Évidemment, immédiatement, va rêver de faire ce que vous avez dit. Et sognerà di fare quello che abbiamo appena detto. Même va trouver que tous ses amants ne sont jamais à la hauteur. Et troverà che nessuno dei suoi amanti è mai all'altezza. Et va parler. Et parla. De l'appartement. Dell'appartamento. De deux. Personnes. Che noi avons visité beaucoup, ma fiancée e moi. Che abbiamo visitato più volte la mia ragazza e io. Ah, c'est l'appartement de Beckett. Prima è l'appartamento di Samuel Beckett. E l'altro c'è l'appartement di André Breton. E l'altro è l'appartamento di André Breton. Il surrealismo. Il padre del surrealismo. Tous les deux, à chaque fois. Ogni volta. Elle nous parle de la valeur. Ci parla del valore. Puisqu'elle dit, dice, j'arrive à Paris. Arrivo a Parigi. Je veux vivre e coucher. Voglio vivere e dormire. Avec Samuel Beckett. Andare a letto con Samuel Beckett. E Samuel Beckett me refuse. Beckett rifiuta. Mais
il me fait un extraordinaire cadeau. Ma mi fa un regalo straordinario. Il me permet de venir, de vivre dans sa maison. Mi permette di vivere a casa sua. E moi je lui prête ma Rolls Royce. Io gli presto la mia Rolls. Pour qu'il se promène en Bretagne. Dove possa andare a spasso in Bretagna. E il, lei décrit, descrive l'appartement de Samuel Beckett, come un palais. Un palazzo. L'appartement de Samuel Beckett. L'appartamento di Beckett. Était une chambre de bonheur. Era una camera da mansardata. Monolocale. Mais l'amour. Ma l'amore ha changé la valeur des choses. Cambiato il valore delle cose. De la même manière, elle décrit. Lo stesso modo descrive. E l'appartement de, l'appartamento di de Breton, d'André Breton. André Breton le décrit aussi come un palais straordinario. Anche questo è descritto come se fosse un castello straordinario. C'è rien di tutto. Invece non niente. C'est tout petit. Piccolissimo. C'est un studio. Monolocale. Et quel a été, je vous ai parlé d'abord de Pirandello. Parlato prima di Pirandello. Pirandello e Bertolt Brecht. Les staliniens et les fascistes. Staliniens, et tous les deux, pour eux, c'est clair. Per loro due c'est la fantasia. È la fantasia. Pour nous, c'est pas clair. Per noi non è chiaro. Pour nous, arrive la confusion. Per noi arriva la confusion. La valeur des choses. Non ne pouvons pas l'associer. Non possiamo acchiappare e cogliere il valore delle cose. Mais nous essayons de l'avoir. Ma cerchiamo di cogliere. Et nous sommes passionnés par les mathématiques, par la précision. Ci piace la precisione matematica. Nous sommes ceux qui ne comprennent pas Breton. Nous sommes passionnés par les jeux d'échecs. Per la precisione. Una cosa che non capiva Breton, invece noi apprezziamo molto, ci appassiona molto il gioco degli scacchi. C'est pour ça. E per questo che je crois che l'Italia attraverse un momento curioso. Che l'Italia sta attraversando un momento molto curioso. Puisque non è mai stato normale. Puisque le jeu d'échecs, il gioco degli scacchi, n'est pas comme la vie. Le jeu d'échecs est la vie. Il gioco degli scacchi è la vita. De telle manière qu'à tout moment, che in ogni momento, la grande civilisation, la grande civiltà, nous n'avons pas la possibilité de la valoriser. Non possiamo valorizzare. Nous ne pouvons pas savoir laquelle est. Non possiamo sapere qual è. Mais grâce au jeu d'échecs, grazie agli scacchi, nous savons che al XVIe secolo, sappiamo che nel 500 c'était l'Espagna, era la Spagna, brutalmente, bestialmente, in modo molto violento e brutale, era la Spagna, avec la conquista d'America, con la conquista dell'America. C'est à ce moment que le plus grand joueur de scacchi était spagnolo, che il più grande giocatore di scacchi è spagnolo. Évidemment, c'est un curé, un prete, e c'est un conquistador. E la partita è la partita spagnola. E si parla dell'apertura alla partita spagnola. La partita dell'attacco brutale. L'attacco violento. E l'Italia arriva immediatamente. Subito dopo arriva l'Italia. E l'Italia arriva con la partita italiana. Con l'apertura italiana. E lorsque la Renaissance arrive. Arriva il Rinascimento. Évidemment, le plus grand joueur est italien. Il più grande giocatore di scacchi è un italiano. Ça va sans dire. È ovvio. Che au moment de la Révolution française. Durante la Rivoluzione francese. Le plus grand joueur du monde. Il più grande giocatore al mondo. È francese. È francese. S'appelle Philidor. Philidor. E qu'est-ce qu'il dit Philidor? Che cosa dice Philidor? Philidor dit. Le roi. E la reine, c'est pas important. Il re e la regina non sono importanti. Il faut les guillotiner. Bisogna ghigliottinare. L'importante c'est le pion. Sono i pedoni. C'est l'âme des échecs. L'animo degli scacchi. La rivoluzione arriva. E tout le temps, au long de l'histoire, on a vu ça. Sempre nella storia. On avait vu quelque chose di straordinario. Abbiamo qualcosa di straordinario. L'Italia. Moderna. Passa a côté. Passa accanto. Le jeu d'échecs est à peine,
alla tête il y a il nome Godena, è appena praticato da pochi pazzi, ma avec che niveau, ma con quale livello? De Nicaragua. De Nicaragua. O de Bolivia. De Bolivia. E subitement. Subitement. Non ho compris. Subitement. Perché lo scende? O championnat du monde. E campionati mondiali. D'Europa. D'Europa. Campionati europei. Il se giù in seo malà. Che in questo momento si stanno svolgendo. Il è in italiano. C'è un italiano. Isabel Caruana. Caruana. Fabio Caruana. E c'è très intéressant. Ed è molto interessante. Parce qu'il va nous parler de la valeur des choses. Perché ci parla del valore delle cose. Chi sono noi? Chi siamo noi? Chi si è su? Sono io. Je suis le représentant, d'une catégorie d'être humain. D'une catégorie d'être humain. Beaucoup plus important que moi, bien entendu. Molto più importante. Mais nous tous, ma noi tutti, nous sommes pas d'exilés. Non siamo in esilio. Nous sommes desterrados. Siamo sradicati. Non sono de desterrados. Siamo sradicati. E se desterrado se Kundera. Come per esempio Kundera. Milan Kundera. Milan Kundera. Samuel Beckett. Samuel Beckett. Eugène Ionesco. Ionesco. Pablo Picasso. Salvador Dalí. Fernando Arrabal. Nous ne sommes pas espagnols. Non siamo spagnoli. E non ne sommes plus français. Non siamo francesi. Kundera n'è più tchèque. Kundera non è. Ma n'è più francese non più. Ma non è nemmeno francese. Qu'est-ce que nous sommes? Cosa siamo? Nous sommes. Siamo. Nous sommes alla ricerca della valeur. Siamo alla ricerca di un altro valore. Qualche cellulare. No, non è tu. Volevo fare una domanda. Il surrealismo la I avec l'Italia. Credo che il grande problema del surrealismo sia stato proprio l'Italia. La I avec l'Italia. Parce que dans les groupes surréalistes, le gruppo surrealista, d'abord a été parfumé. Prima c'è stato molto profumo. Par l'esistenza de ancora in Caruana. Di un altro Caruana. Caruana c'est le champion d'Italie e io vorrei fare una parentesi per dire ce qui s'est passé avec Caruana. Allora, facciamo una parentesi per dire cosa è successo con Caruana. Caruana est un garçon de 16 ans. È un ragazzo di 16 anni. Qui va être le plus grand dell'Europa. Che sta per diventare il più grande. E le jeux d'échecs symbolise le monde. E il gioco degli scacchi simboleggia il mondo. E cet homme a gagné le championnat d'Italie. E ha vinto il campionato nazionale. Il championnat d'Italie, il a eu un problème avec l'arbitre. E ha avuto un problema con l'arbitro. E l'arbitro alla fine venì le voir. L'arbitro alla fine è andato a trovarlo. Il a commencé a e lui dit parlez-moi en anglais. E gli ha detto mi dica qualcosa in inglese. A ce moment-là, il a expliqué la raison. In quel momento gli ha spiegato il motivo. Il lui dit pourquoi vous n'avez pas écouté ce que je vous disais. Perché non ha ascoltato quello che le ho detto. E le champion d'Italie. Lui ha répondu parce que je ne parle pas l'italien. Perché non parlo italiano. Fabio Caruana. Fils d'italien, figlio di italiano, né a Miami, né a Miami, italiano. Non parla italiano. E noi, noi ne parlions pas français. Noi non parlavamo francese. Lorsque nous sommes arrivés en France. Quando siamo arrivati in Francia. E c'è pour ça que nous avons gardé notre accent britannique. Perché abbiamo conservato il nostro accento che britannico. Che so Beckett, che so Ionesco, Beckett, nous avons gardé tous notre accent. Tutti abbiamo mantenuto il nostro accento straniero. E votre question? Io mi sono espressa male, volevo dire non gli scacchi che gli italiani sono, i surrealisti italiani sono bravi, che come scrittori, con pittori. Voilà, c'è la questione très intéressante. Pourquoi il y a eu une relation tellement bizarre entre les groupes surrealistes et l'Italie? Perché c'è stato questo rapporto molto strano tra il gruppo dei surrealisti e l'Italia? D'abord, je ne suis pas un spécialiste. Non sono un esperto.
contrairement à ce qui a écrit récemment le New York Times, contrairement à ce qu'ils ont écrit sur New York Times, je ne suis pas le seul représentant des trois avatars de la modernité. Non sono l'unico rappresentante dei tre avatar della soy modernità. Soy l'unico, ma non soy, però non soy il principale. Soy l'unico vivo. J'étais au groupe surréaliste. Stavo nel gruppo dei surrealisti. Il gruppo surrealista était très fermé. Era molto chiuso come gruppo. E c'était comme une caserne. Era una caserma. Ça commençait à 6h de l'après-midi. Gli incontri iniziavano alle 6 di pomeriggio. E ça finissait à 7h30. Fino alle 7:30. Et on ne pouvait pas parler de la valeur des choses. E non si poteva parlare del valore delle cose. Et c'est là que le problème va arriver avec les Italiens. Et pendant ces 300. E durante questi tre anni. Je ne peux pas dire que mon opinion est déterminante. Non posso dire che la mia opinione sia stata determinante. De la même manière que mon opinion n'est pas déterminante dans la patafisica. Così come nella patafisica il mio parere non è assolutamente determinante. Alors que les milliers de membres du collège de patafisica dans le monde, i collegi di patafisica nel mondo ont nommé six, hanno nominato sei. Sei trascendente satrapa vivanti. Trascendenti satrapi viventi. E io fai parte di. Io sono uno di questi sei. Avec trois italiani. Con tre italiani. E quel a été le problema avec l'Italia che n'ha pas la patafisica? Qual è il problema con l'Italia che non ha una patafisica? Le problema a été d'abord le problème était, le principal problème c'était avec Chirico, ça c'est le problème capital, la rupture a été Chirico. La rottura è stata Chirico. De Chirico. De Chirico. Modigliani. Ah, De Chirico. De Chirico. Chirico. Allora, quel è il problema? Pourquoi il a été condamné par André Breton Chirico? Perché De Chirico è stato condannato da André Breton. E con lui tutto il surrealismo italiano. Puisque Chirico. De Chirico. Chirico o Chirico? De Chirico. De Chirico. De Chirico. De Chirico. De Chirico. 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 Ouvrez enfin ce que nous, Marcel Duchamp, et nous, Panique, nous trois, surtout Topor, Topor et moi, puisque Todorovski, Todorovski aussi. Ce que nous avons essayé de voir, c'est-à-dire comment apporter la science, notre passion de la science, notre frustration de la science. De Chirico voleva quello che poi volevamo noi tre, Jodorowsky, Topor e lui, cioè la nostra passione della scienza. Breton l'aveva aussi. Anche Breton ce l'aveva. Mi la refusé. Ma la rifiutava. Lorsque j'arrivais avec ma fiancée et mon amour, con la mia fidanzata, souvent Breton me disait, ah, Breton mi diceva, vous avez passé la soirée comme d'habitude, ha passato la serata come ogni sera, en faisant des problèmes de mathématiques. Facendo, et en jouant votre éternel partie d'échec avec Marcel Duchamp, risolvendo problemi di matematica e giocando a scacchi come ogni sera. Il refusait. Rifiutava. Trouvait que c'était pas poétique. Trovava questo poco poetico. C'est Chirico. De Chirico. Qui va nous montrer l'arrivée de les principes d'indétermination. Che ci dimostra il principio di indeterminazione. Va être comme Enrico Weyl. Ancora in tre grandi. Enrico Bai. Enrico Bai. Enrico Bai. Se fa il matematico, se è un pantre, è un straordinario pantre, che te tre possono essere in tre. Enrico Bai. Come si dice? Bai. Allora, Chirico. Chirico. De Chirico. De Chirico. Chirico.
Vamo entré a travers les trams, qui traversent toujours les mêmes trams. Vamo entré là, comment c'est banal que le temps est relatif. Dimostra banalmente la relatività del tempo. No, il va dimostrare che la relatività di tempo è banale. Che la relatività del tempo è banale. E se posso che va a fare il tram, va a mettere il tram da un presto che tu sei se tablo. Ecco perché mette un treno in quasi tutti i suoi quadri. E un po' più piano. E la parallelamente, e parallelamente va a mettere dei testa classica, se chi va contemporaneamente inserisce delle teste classiche su quel treno e le teste classiche, se chi va provoquer la haine de Breton, ciò che suscita l'odio, la diffamazione da parte di Breton, va dire Chirico, chi dirà de Chirico, e deveni è diventato un pantre conformiste e classico. Conformista allora, classico, siete tutto contrario. Mentre era proprio il contrario. Lorsque Chirico ha visto, de Chirico ha visto che l'età était relative, c'était banal. Che il tempo era relativo, era banale. Evidentemente che l'età était relative. Ovviamente il tempo. Puisque il va mettre dans ce train, visto di mettere un individuo. Il suo treno, un individuo. E cet individu va avoir un temps relatif dans le train e come individuo. Vede da individuo un tempo relativo nel treno. Ma ce qui importe a Chirico, c'est l'indétermination. C'est-à-dire la mécanique quantique. Le temps n'est pas seulement relatif, mais l'espace poi, et la matière est relative. Non è solamente il tempo ad essere relativo, ma anche lo spazio e la materia. C'était tellement terrible qu'il reste ancora dans les archives de la presse italienne ma polémique avec l'université de Pisa. La mia polemica con l'università di Pisa. Puisque l'università di Pisa, dans ces années extraordinaires du franquisme et du stalinisme, ne pouvait pas accepter les principes d'indétermination. L'Università di Pisa, durante il franchismo e lo stalinismo, non poteva accettare il mio principio dell'indeterminazione. Penser que la mécanique quantique est une chose d'avant-garde. Pensare che la meccanica antica fosse qualcosa di avanti. Reazionare. E che il fallait appeler les principes d'indétermination. Bisognava chiamare questo principe d'incertitude, principio di incertezza. Contra qua je me suis levé. Questo mi sono malheureusement, Chirico était déjà mort, il s'est relevé. Chirico era già morto. E c'est là, à la base. Questa è la base. À la base a été le principe d'indétermination. Le principe d'indétermination est définitif. Principio definitivo. Le principe d'incertitude est relative. C'est-à-dire, vous pouvez dire quelque chose qui est incertain, qui attend l'arrivée de la vérité. Pour dire qualcosa che mais non pas è certo. L'incertitude est définitive. Et c'est inacceptable. Est définitive. Alors, inacceptable. Ça a été inaccepté. Par Breton et par les questo non è stato e c'est là che je pense qui a souffert le surréalisme italien qui à mon avis était très vivant surtout pour l'apportation qui avait tenu par les éléments les moins sales les plus propres du futurisme italien. Questo è il motivo per cui il surrealismo italiano ha sofferto tanto, anche se invece era arricchito da poeti pulitissimi e sono i futuristi italiani. Ma io sono molto interessata al surrealismo, perché con Beppe Costa ho questa. Quello che ho letto in un libro fatto sulla pittura surrealista alcuni anni fa a Milano, chi era quel... Allora, tu conosci l'esistenza dell'ossimoro? Ossimoro. Ma
Mademoiselle vient d'écrire un oxymoron, puisqu'elle vient de nous parler d'un roman surréaliste. Et Breton, après d'écrire Nadia, a dit, et c'est la dernière fois qu'on écrira un roman, puisqu'un roman ne peut pas être écrit. C'est la preuve de la inexistence pour lui du roman. Il était fanatique. Donc le roman, il n'a pas accepté. Si vous avez une minute. Breton, la scrittura del romanzo era anche la morte del romanzo, perché lui non accettava questo. No, ma io volevo dire un'altra cosa. Sì, io ho detto quello che ha detto lui. Sì. È interessante, sicuramente resta più in letteratura che il surrealismo, perché penso che il surrealismo, mi comprende, in un primo momento è stato bloccato dal fascismo, poi è stato bloccato dal comunismo, e secondo me il surrealismo, che per esempio da noi ha dato Calvino, che è geniale, diciamo Calvino. Puisque nous parlons, on va faire une parenthèse pour parler d'Italo Calvino. Italo Calvino, en 1959, la Fondation Ford américaine a décidé de chercher six écrivains jeunes scrittori européens pour passer six mois en Amérique. Et ces six écrivains européens ont pris un bateau, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'avion. Non c'era l'aereo, hanno preso la nave. Et ils sont été de Le Havre à New York. Da Le Havre à New York. Et entre ces écrivains, et tra questi sei scrittori, et la Fondation Ford a réussi. Fondazione Ford. Les six écrivains sont devenus célèbres. Questi sei scrittori sono diventati sauf famosi. L'espagnol. Tranne lo spagnolo. Ils se sont. Et qui était? Qui c'est extraordinaire. Qui erano? Et ces écrivains étaient Italo Calvino pour l'Italie. Per l'Italia. Il était Günter Grass, évidemment. Günter Grass pour l'Allemagne. Évidemment, Tomlinson pour l'Angleterre. Tomlinson etc. Et altri. Je répète, ils se sont trompés uniquement pour le choix de l'espagnol qui m'ont choisi moi. Solo lo spagnolo non è diventato famoso. J'ai fait les voyages avec lui. Italo Calvino. Con Italo Calvino. J'ai fait les voyages en Amérique. Sono andato in America. E j'ai trouvé. L'ho trovato. E l'Italo Calvino. L'Italo Calvino. Di quel genere che dei mauvais souvenirs. Del quale ho solo pessimi ricordi. E a partire da ce moment-là. E a questo momento. Il était un staliniano a ce moment-là. E a partire da ce moment-là. Del 1959, dal 59 al suo ritorno, ha changé d'avis, completamente cambiato. Sa letteratura si è cambiata. La sua letteratura è cambiata. Il faut dire che, per esempio, Günter Grass n'avait pas écrit ancora. Günter Grass non aveva scritto il tamburino. Italo Calvino non aveva pas écrit ses grandes pièces, ses grandes nouvelles. Calvino non aveva scritto. E a partire da ce moment-là. Nous sommes devenus très très amis. In quel momento siamo diventati amici. On s'est beaucoup aimé. Il a cessé d'être stalinien. E c'était une merveille. Italo Calvino. Ma souvenir d'Italo Calvino. Ma je ne suis pas là. Parce que c'è un côté professorale. Par exemple, Mademoiselle nous parle de la peinture surréaliste. La signora ci parla della pittura surrealista. Come vous savez, in Achei è un libro. C'è solo un libro? Surrealiste, vraiment. Veramente surrealiste. C'est le livre de André Breton. C'est la peinture surréaliste. La peinture surréaliste. Donc il n'a pas de problème, on peut visiter ce livre. Et c'est un livre curieux. Un livre strano. Parce que c'est un livre dans lequel rentrent des peintres très intéressants, comme par exemple les Canadiens. Un livre strano parce que fa entrare dei pittori strani, dei pittori strani, come per esempio i canadesi. Jean Benoit. Et je crois qu'il y a trop de messieurs, s'il n'y avait que des femmes, je parlerai de ça, une chose très pornographique. Una cosa molto pornografica, ci sono troppi uomini, pornografica. Puisque les surréalistes avec Jean Benoit, ils ont fait l'exécution du testament des Marquis de Sade. I surrealisti con Jean Benoit hanno realizzato il testamento del Marchese di Sade.
e sa se è digne di sarà con te, mi gli ripeti la trova del Messia. Si potrebbe raccontare, ma ci sono troppi uomini, se ci fossero finalmente donne. E donc entre les plus peintres vivants, tra i pittori contemporanei, il a parlé de très peu de peintres vivants, et on a parlé de Camacho, je ne sais pas si son nom me dit quelque chose, c'est un cubain. Pittore cubano, lo conoscete, il cubano. Il a parlé de Jean Benoit, parlato di Jean Benoit. Et il a parlé surtout de Mexicains, qui s'appelait Gironella. D'un messicano che si chiama. Et il a dit cette phrase extraordinaire. E ha detto questo. Le pop art, pop art, la pop Rosenberg, art, eccetera, è tellement extraordinaire, talmente straordinario, che il n'y a che Gironella che stesso possiede. Che solamente il pittore messicano si può opporre a questi artisti. Vous avez parlé del comunismo. Avete parlato di comunismo. Le mouvement surréaliste. Il movimento surrealista. Nous savons que Topor n'a pas participé, donc il a refusé de participer. Topor a rifiutato di partecipare. Mais Jodorowsky et moi, nous étions pendant trois années. Jodorowsky et Dio, je parlais de la bataille principale d'André Breton, était toujours contre le Parti communiste de l'Union soviétique. La bataille principale di André Breton è sempre stata contro il Partito Comunista Sovietico. Mais le surrealisme che j'ai vécu, il surrealismo che io ho vissuto, e j'étais très content d'être là-bas, ed ero molto felice di essere lì, malgré mes affinités anarchistes, nonostante le mie idee anarchiche, il a été, il s'est comporté toujours comme l'aile culturelle du parti communiste trotskiste. Breton. Si è sempre comportato come un trotskista, toujours, avec beaucoup de fidélité, molta fidelità, e jusqu'au dernier moment. Malheureusement, ne reste rien des vivants sauf moi. Purtroppo sono l'unico vivo. E Jodorowsky. E Jodorowsky, ovviamente. Fernando, facciamo una pausa andando perché io alla tua fidanzata, le mie mi durano solo un giorno, la tua mi dura di più, quindi alla tua fidanzata volevo regalare questo, visto che è stata veramente. E poi perché qualcuno è venuto più tardi, allora questa è una festa, e lo diamo così senza pacchetto. No, non è per te, è a te la ragazza da portare il quadro, mi sembrava ingiusto, e poi Fabio Mariani ha fatto una litografia apposta. Però noi vogliamo che loro eseguano, perché l'hanno fatto per te, un brano, giusto? Dopodiché Caterina Interesano leggerà, perché ho cambiato discorso tre volte. Dicevo che questa serata ne ha un seguito che sarà domani con alcuni poeti che sono qui, sono venuti da tutte le parti d'Italia, e poi la concluderemo il 10 marzo, cioè mercoledì, al Caffè Letterario. Dalle ore 18 in poi faremo una cosa abbastanza lunga. Lo dicevo questo perché la presenza di Fernando è stata un'attesa dal 78 fino a oggi, mentre io da Loschi l'ho conosciuto nell'80, è stata lunghissima. Nel 78 abbiamo pubblicato Panico e nel 2008 La Scampagnata, o Picnic in Campagna. Tra l'altro due libri di Arrabalda, lui ho tradotto io senza riuscire mai a parlare né una parola di spagnolo, perché c'è il mio dialetto catanese che mi deprime, e quindi sono abbastanza, mi vergogno molto a dire anche il bonsoir, perché mi sembra che lo dico in catanese, no? E Dario Pierini e Fabio Mariani, e poi per favore la litografia. Spirocci di Dario Pierini, altrimenti lo stesso, grazie. Vorrei leggere una piccola cosa, che non mi voglio leggere il pubblico se non c'è la musica, perché la musica è una meraviglia, è poesia. Immaginazione e poesia. Allora, è una cosa sublime la poesia, che scopre i sogni, cela ai vicini i tormenti, frequentata da pochi, sublime la poesia che non sceglie il tempo, che non sceglie i luoghi, che soprattutto non ha nazioni. Sublime
la poesia quando diventa vita. Sublime la poesia che nasconde desideri ed incubi. Non saprai mai, o sarà troppo tardi, chi sei, chi potresti essere, chi potevi essere. E intanto regalo a molti ciò che vorrei regalare solo a te. Sublime la poesia che resta inganno, che illude il tempo. Sublime la poesia quando non è egoista. Paese, ma anche negli altri paesi, laddove tutto quasi è corrotto. Cosa salva? L'unica cosa è la poesia rivoluzionaria. In uno di quei libri, Arabal, di due righe, c'è scritto: io nasco per amare. Perché voglio andare ad uccidere? Sembra una cosa stupida, però ci sono 50 guerre in questo momento. Ne conosciamo solo due, ma ci sono altre 48 di cui non si parla. Allora, certamente essendo un dialogo e non un monologo, si è accattato un libro. Anche, sì, così portate la firma, contribuite a questa libreria che è l'unica libreria fuori un raccordo, in un vicolo per giunta. E come dicevo sempre, solo le cose nascoste e difettose sono belle. È vero, come le perle, le pietre preziose, mica stanno così a portata di mano. Ma un libro di chi è? Se ci dice un libro è di Fernando Arabal, perché la serata, questa e quella di domani, sono dedicate a lui. Un sogno non poteva durare due ore, deve durare almeno 48 ore. Nessuno mai è resistito 48 ore con me, nessuna donna, mai, mai. Scena. Un campo di battaglia, filo spinato da un lato all'altro della scena. A ridosso del filo spinato si vedono alcuni sacchi di sabbia. La battaglia è in furia. Si sentono spari, esplodono bombe, crepitio delle mitragliatrici. Zappò è solo in scena, mentre a terra, nascosto tra i sacchi. Ha molta paura. Cessa il combattimento. Silenzio. Zappò estrae da una borsa da lavoro di tela un gomitolo di lana e dei ferri per lavorare a maglia e si mette a lavorare ad un pullover già abbastanza avanti. A un tratto suona il telefono da campo che si trova accanto a lui. Zappò. Pronto, pronto? Agli ordini, signor capitano. Sì, sono la sentinella del settore 47. Nessuna novità, signor capitano. Mi scusi, signor capitano, quando riprenderà il combattimento? Oh, e le bombe a mano? Che cosa me ne faccio? Cioè, devo lanciarle in avanti o all'indietro? E non si arrabbi, no? Non lo dicevo per seccarla. Signor capitano, mi sento veramente molto solo. Non potrebbe inviarmi un compagno? Proprio per non rincretinire. Il capitano lo rimprovera aspramente. Agli ordini, signor capitano, signor sì, signor capitano. Zappò riattacca. Lo si sente brontolare. Silenzio. Entrano il signore e la signora Tepin con dei cesti, come se dovessero andare ad un picnic. Si rivolgono al loro figlio, il quale, di spalle, non può vedere i nuovi arrivati. Signor Tepin, cerimoniosamente. Figlio mio, alzati e bacia tua madre in fronte. Zappò, sorpreso, si alza e bacia la madre in fronte, in modo esageratamente ossequioso. Vorrebbe parlare, ma il padre gli toglie la parola. E ora bacia a me. Ma babbo e mammina cari, come avete osato venire fin qui, in un posto così pericoloso? Andate via subito. Vuoi forse saperla più lunga di tuo padre in fatto di guerra e di pericolo? Per me tutto questo è solo un gioco. Quante volte, per dirne una, sono sceso dalla metro in corsa? Abbiamo pensato che ti annoiassi, allora siamo venuti a farti una visitina. Dopotutto questa guerra deve essere proprio una noia mortale. Dipende. So benissimo come vanno queste cose. All'inizio tutto nuovo, tutto fico.
Ti diverte tanto uccidere, lanciare bombe a mano e portare un elmetto, ma poi si finisce per rompersi le scatole. Ai miei tempi le cose andavano diversamente. Le guerre erano molto più movimentate, più colorite e poi, soprattutto, c'erano i cavalli. Molti cavalli. Era un vero piacere quando il capitano diceva «All'attacco!» Subito eravamo tutti lì, pronti, a cavallo, con l'uniforme rossa. L'occhio vuole la sua parte. E dopo c'erano le cariche al galoppo, spada in mano, e in un battibaleno ci si trovava di fronte al nemico, anche lui all'altezza delle situazioni, con i cavalli c'erano sempre, un mucchio di cavalli con le loro belle groppe tonde, e gli stivali lucidi all'uniforme verde. Ma no, l'uniforme nemica non era verde, era blu. Mi ricordo benissimo che era blu. Ti dico che era verde. Ma quante volte da bambina mi sono affacciata al balcone per seguire la battaglia e al figlio del vicino dicevo scommetto una gomma americana sui blu. E i blu erano i nostri nemici. Va bene, te la do vinta. Ho sempre amato le battaglie da piccola. Dicevo che da grande sarei diventata colonnello dei dragoni, ma la mamma non ha voluto. Sai com'è attaccata ai suoi principi? Tua madre è proprio stupida. Scusatemi, dovete andarvene. Non si può entrare in guerra se non si è soldati. Me ne frego! Siamo qui per fare un picnic in campagna con te e per approfittare della nostra domenica. Ho preparato anche un pranzetto eccellente. Salame, uova sode, come piacciono a te, panini con il prosciutto, vino rosso, insalata e dolce. E va bene, come volete voi, ma se arriva il capitano andrà su tutte le furie. Non ha molto entusiasmo per le visite al fronte, non la smette di ripeterci, in guerra ci vogliono discipline e bomba a mano, niente visite. Non preoccuparti, figliolo, ci parlo io con il tuo capitano. E se bisogna riprendere il combattimento? Credi che mi faccia paura? Ne ho visti di ben altri. Fossero almeno battaglie a cavallo. I tempi sono cambiati, tu non puoi capire. Siamo venuti in moto, non ci ha detto niente nessuno. Vi avranno preso per degli arbitri. Anche se non è stato facile arrivare con tutti quei carri armati e quelle jeep. E ti ricordi, caro, quando stavamo arrivando, quell'ingorgo per colpa di un cannone? In tempi di guerra bisogna aspettarsi di tutto, è risaputo. Bene, incominciamo a mangiare. Hai ragione, ho una fame da lupo. Sarà l'odore della polvere. Sediamoci sulla coperta per mangiare. Mangio con il fucile? Lascia il fucile in pace. È maleducazione sedersi a tavola con il fucile. Ma, figlio mio, sei sporco come un maialino. Ma come hai fatto a ridurti in questo stato? Fammi vedere le mani. Ho dovuto strisciare per terra per fare le manovre. E le orecchie? Le ho lavate questa mattina. Sì, può andare. E i denti? Molto bene. Chi darà un bacione al suo ometto che si è lavato i denti come si deve? Su, papino, bacia il tuo figlio che si è lavato i denti. Il signor Tepan bacia il figlio. Perché sai, se c'è una cosa che non ammetto è che con la scusa di fare la guerra tu non ti lavi. Sì, mamma. Mangiano. Allora, figliuolo, hai fatto molti centri? Quando? Ma in questi giorni. Dove? In questo momento, visto che stai facendo la guerra. No, non un granché. Centro quasi mai. E che cosa hai abbattuto meglio, i cavalli nemici o i soldati? No, niente cavalli, non ci sono più i cavalli. Allora, i soldati. Può darsi. Può darsi. Non ne sei sicuro. Il fatto è che io sparo senza prendere la mira. E recito un Padre Nostro per il tizio che ho colpito. Devi essere più coraggioso come tuo padre. Metto un disco sul grammofono. Mette un disco, un passo doble. Tutti e tre, seduti per terra, ascoltano. Signor Tepan. Questa sì che è musica, vero signora? Olè! Abbastanza vecchia, però è sempre attuale, no? Vecchia nel senso.
questo libro, che non pochi problemi di niente, era a seguito della lettera al generale Franco, è uscito in Francia nel 78 e noi l'abbiamo preso nel 79, che è velocità di edizione. Non l'ha letto quasi nessuno, però si conclude così e vi voglio leggere queste 10 righe. È proprio la conclusione, dopo. Lui sapeva a proposito, lui sapeva quasi tutto quello che succedeva, i nostri politici no, sapeva chi era Ceausescu, che sapeva cosa succedeva, sapeva. Allora io penso che gli scrivessero migliaia di persone, infatti abbiamo messo anche il suo indirizzo dietro al libro, e anche il mio, ma nessuno ci ha scritto, almeno a me. Cari amici, lo scrittore cammina con i propri sogni e si dirige verso l'aurora, la mia anima insorge contro il crimine, ma lo splendore e la serenità rimangono. O siamo tutti voi militanti e io scrittore solitario. Sapere non hare il pensiero disinteressato, la insubordinazione, orgoglio del poeta. L'orda della storia passa. Fuori della leggenda il nostro regno di pace e di questo mondo, di questo momento, uomini di buona volontà, che la speranza non sia divorata dai cani. Ancora oggi, 32 anni dopo, che la speranza, terribile, che la speranza non sia più dai cani. E io non concludo qui, vorrei che Fernando tornasse qui, lo so che la fidanzata è, però è veramente una persona notevole, credo che la sua sia parte della sua fortuna. De Carlo Mirabelli, el Henri Non possiamo, avant d'aller dormir la sieste, prima di andare a dormire, je peux répondre ancora a due questions. Posso rispondere ancora a due domande, poi non ce la faccio più. Tutte e due. Sì. Io vorrei sapere che cosa ne penso del cinema attuale. Ne hai compreso? Questo è l'altro che consiglio al cinema attuale. Che sia di cinema, che sia di teatro, sia cinema, teatro, che sia di surrealismo, surrealismo, la patafisica, la fisica, o di panico, o di panico, ci sono ignoranti, sono abbastanza ignoranti. Viene fatto che 7 lungometraggi, ho girato solamente 7 lungometraggi. Misteriosamente, 7 lungometraggi, stranamente questi lungometraggi sono divenuti dei film culto, sono diventati dei cult, d'amplissimi paesi, in diversi paesi. Misteriosamente, stranamente, in America, misteriosamente in Francia, stranamente in Francia, misteriosamente in Italia, pas di tutto, stranamente non in Italia. Dunque sono nelle condizioni migliori. Devenire celebre. Forse un giorno diventeranno famosi anche in Italia. Dunque, je ne suis pas un expert. Dunque non sono un esperto. Je ne suis pas un expert. J'ai raconté. Ho raccontato. Le 5 giugno, il 5 giugno a Venice, Venezia, e notre sindaco, un altro sindaco, Marco Santelli. E sei tre malheureux, puisque sei toujours le sindaco che mi presenta. Stranamente sono sempre i sindaci che mi presentano. In Francia, récemment, di recente, le sindaco, il sindaco m'a donné, mi ha dato
Il più Grand Prix, più grande premio di cinema, cinema che porta il nome italiano. Che porta il nome italiano. Di sapere il primo Pasolini. Premio Pasolini. E le maire di Parigi. Sindaco di Parigi. O mamma che mi ha donato il primo. Quando mi ha dato, consegnato questo premio. Il di, ha detto. Disse, so che vous étiez ami. Che era amico di de Pasolini, se che è vero. Che è vero. E si le circostanze auraient pu être différentes, ha detto il sindaco. Il sindaco ha detto le circostanze potevano anche essere diverse, cioè. E puisque vous êtes amis, peut-être che. Visto che eravate amici, che forse Pasolini aurait reçu le prix à Raval. Poteva ricevere lui il premio a Raval. Come lui è assez imbecille. Abbastanza imbecille questo sindaco. Ma si è sindaco, je comprends pas. Ho detto non capisco. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cosa vuol dire? E allora là, il m'ha completamente umilié. Lì mi ha umiliato. Puisqu'il a dit, puisque si vous étiez mort, morto lei, se Pasolini che avrebbe ricevuto il premio a Raval. Donc, il faut faire un peu attention. Dunque bisogna stare attenti. E donc, le cinema. E donc, l'autre sindaco. Un altro sindaco. E sindaco avec lequel je n'ai pas eu une conversation. Con il quale non ha avuto nessuna conversazione. Il sindaco, sindaco di Venise. Di Venezia. Il avait le sacre de fin de Venise e vous n'étiez pas là. Ma il avait le sous-tracteur. C'erano altri attori. E sera se passé. All'Ateneo. Questo è successo all'Ateneo di Venezia. Ma vie est une série de circonstances imméritées. La mia vita è una serie di circostanze che non ho meritato. E la plus imméritée c'est cette soirée. La meno meritata è appunto quella serata lì. Mais avec les cinq plus grands peintres chinois. Con i cinque maggiori pittori cinesi. J'ai fait cinq livres. Ho fatto cinque libri. E ces cinq livres. Questi cinque libri sono le cinque libri le più grandi dell'istoria dell'umanità. Sono i libri più grandi della storia dell'umanità. Le peintre sono tre connu. I pittori sono famosissimi. E sono un des le plus cher de Germain. Uno dei due è più cari. Allora, se libri, questi libri, lorsque j'arrive a Venise, quando sono arrivato a Venezia, e je vois les livres finis, i libri finiti, che arrivano in Cina, che arrivano dalla Cina, quelle surprise! J'ai demandé, mais sont extraordinaires. C'est une chose extraordinaire. Mais combien il pèse chaque livre? Ma quanto pesa ogni libro? Ils me disent, les Chinois me disent 61 kg. I cinesi mi rispondono 61 kg. Et c'est exactement mon poids. Ed è proprio il mio peso. Alors j'ai pensé qu'il allait avoir ma taille. Non pensavo. Sono un peu plus. Potevano avere la mia altezza, invece sono un po'. C'est des grandes boîtes. Grandi scatole. E per chaque libro j'écris 20 poemi. Per ogni libro ho scritto 20 poemi. E sono fait per chaque libro 20 tableau. E loro hanno dipinto per ogni libro 20 la presentazione di ces 5 libri. La presentazione di questi 5 libri è stata fatta dal sindaco. E il sindaco visiblemente était un homme come ma femme. Ed è un uomo come mia moglie. Ma femme è. Professore alla Sorbonne. Mia moglie è professore aussi alla Sorbonne, no? Credo anche lui sia no? Le sindaco. Il è un filosofo, sì, un filosofo. E tende più grande filosofo. Sì, Cacciari. Il doit me presenter. Mi doveva presentare. E se te l'hanno tre simpatico. Un uomo molto simpatico. Visibile, ma non sa pas chi è a Raval. Visibilmente non ignorava tutto chi è a Raval. Se è normale. Che è normale. C'est moi là, un secrétaire. Un segretario. Il a fait un petit papier. Gli ha scritto un appunto. E là, il arriva all'Ateneo. Così è arrivato all'Ateneo. Perché il avait le persone le più importanti della cultura italiana, della Biennale. C'era un pubblico e même francese, e même americano. Anche dei francesi e degli americani. Il a dit, ha detto, je vous présente, vi presento, écoutez bien. Ascoltate bene. Io presento a Raval, le drammaturghe vivanti, le più celebre, più famose. C'était extraordinaire.
quisque dalla salle, personne nessuno connaissait le nom d'un seul drammaturgo, il nome di un solo autore di teatro, pas di monde, non del mondo. On aurait pu demander quel est le plus grand dramaturge, si poteva chiedere qual è il più grande drammaturgo croato, spagnolo, finlandese, e personne savait, nessuno avrebbe risposto. Allora il voyait les plis célèbres du monde. Avevano davanti loro il più importante del mondo. Ils étaient tout contents. Erano felicissimi. Avrebbero preferito. Ils auraient préféré de si m'avait présenté à Rabal, le seul tigre de Bengale. L'unico vivant. C'est encore mieux. Alors, qu'est-ce que je peux dire du théâtre? Qu'est-ce que je peux dire del cinéma? Del cinema? Je suis toujours entouré de gens supérieurs à moi. Sono sempre circondato da persone superiori. Comment je peux me comparer avec André Breton? Comment je peux me comparer dans les mathématiques avec Mandelbrot? Comment posso confrontarmi con Mandelbrot? Auquel je viens de donner un prix sans mérite aucun. Comment je peux me comparer avec ma grande amie, un de mes plus grands amis? Louis Bourgeois, le peintre américain. Pittore americano. Et surtout, je suis habité par ces frustrations. Convivo con queste frustrazioni. Ma vie. Mia vita. Et essayant de trouver les règles du hasard. Il tentativo di trovare le regole del caso. Le regole della confusione. Regole, le norme della confusione. Cervantes ha écrit, ha dit, ha écrit, j'écris la plus grande pièce de mon époque, la più grande opera teatrale della mia epoca. E se grande pièce s'appelle La Confusa. Quest'opera si chiama La Confusa. La Confusione. No, La Confusa, c'è il nome d'infame. Ah, proprio si chiama La Confusa. E, ma on n'a pas. On n'a pas rien. Ma non abbiamo nulla di questo. Un jour je vais écrire trois pièces de théâtre. Un giorno scriverò tre opere teatrali. Première pièce de théâtre. Prima opera. Je vais finir la pièce de Pirandello. Finirò l'opera di Pirandello. Le Géante de la Montagne. Deuxième pièce de théâtre. Seconda. Je vais écrire. J'écris des centaines de pièces. Scritto centinaia di opere. Je vais écrire la pièce de Cervantes, La Confusa. L'opera di Cervantes. E la troisième pièce, deve scrivere ce che j'imagine de mon philosophe. Ciò che immagino del mio filosofo. Le plus aimé. Che amo il Wittgenstein. Che adoro. E Wittgenstein ha fait le voyage. Che ha fatto il viaggio. A Moscou. Mosca. E a Moscou. E Stalin, che è il leader. Le più intelligenti, dove Stalin le più cultive, era il leader più intelligente, più corto, il più mostruoso, sì, anche il più mostruoso, il più mostruoso, però il più intelligente, il più semplice, il più cultive, ha toujours méprisé le poète, sempre disprezzato i poeti. Lorsque Aragon, quando Aragon, Neruda, Alberti, arrivava a Moscou, gli disse toujours des choses très drôles, le cose molto strane. È très méchante, molto cattivo. Il disse: voici le grand poète Neruda, o le grand poète Alberti, o le grand poète Aragon, qui est le symbole de la révolution, della rivoluzione, e immediatamente finisse avec lui, il le voyait plus. E poi non lo vedeva più, non lo guardava più. E tout d'un coup, l'année de ma naissance, l'anno della mia nascita, Wittgenstein volontairement va voir Stalin, a trovare Stalin par admiration. Et je le comprends. E lo capisco. Parce que Stalin c'est un homme qui parle latin. E Stalin parlava latino. Qui parle le grec. Qui parle l'anglais. Qui parle français. C'est un homme cultivé. C'est un homme qui adore la science, malheureusement. Che adora sfortunatamente la scienza. Il a beaucoup aimé la science. Il a beaucoup aimé. C'est à cause de son amour de la science qu'on a créé
del suo amore per la scienza, dei tomate, della frase pastecchi, anche la taglia dei pastecchi che hanno creato i pomodori grandi quanto il cocone. E là Wittgenstein arriva a Mosca. E j'attendais dans les comptes rendus la même phrase. Aspettavo nella sua relazione. Wittgenstein, le plus grand philosophe de l'histoire de l'humanité, probablement. Et le plus grand monstre de l'histoire de l'humanité, Staline. Un homme très cultivé. Se réunissent. S'incontrano. Il reste au Kremlin pendant une semaine. Una settimana al Kremlin. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Che cosa si sono detti? J'écrirai cette pièce. Merci. Grazie. Ci sarà la seconda serata, come dicevo prima, perché era assurdo farne una sola, e sono anche contento per alcuni amici di insomma, non lo puoi adesso con lui, nel privato continuiamo a stare qui come sempre accade altri minuti, mezz'ora, insomma, perché poi le domande personali sono meglio di quelle che uno fa col microfono.